Oggi parleremo di uno dei problemi più ricorrenti di chi suona la batteria, cioè regolare i tamburi. Ovviamente non perché la batteria non è uno strumento a corde significa che deve essere scordato, comunque non abbia un'accordatura. Generalmente i tamburi vengono accordati attraverso un sistema detto a croce. In pratica si regolano i tiranti uno opposto all'altro seguendo uno schema a croce, quindi ammettiamo che questo fosse il tirante numero 1, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quindi si regolerebbe il primo e l'opposto, poi si passerebbe al secondo e l'opposto e così via, quindi attraverso uno schema a croce. Solamente che questo sistema è un sistema abbastanza, non dico complicato, però si perde molto tempo appunto perché le tensioni a volte sono diverse in base ad ogni tirante, perché la tensione dei tiranti deve essere uguale per tutti. Un sistema che si può utilizzare, che ottimizza il tempo dell'accordatura, è il seguente. Allora, innanzitutto, come vediamo, un tamburo con diciamo i tiranti in tensione. Premendo la pelle non si vedrà nessuna grinza. Allora, prima cosa, allentiamo tutti i tiranti. In maniera abbastanza consistente. In questo modo la pelle non suonerà ovviamente perché non è in tensione. Questo sistema funziona in questo modo. Si preme al centro della pelle. Da premettere, questo sistema può essere utilizzato per ogni pezzo della batteria, sia tom, grancassa, timpani, anche rullante, anche se per il rullante si utilizzano delle regolazioni, diciamo, più personali. Allora, si preme al centro della pelle. Questo cosa determina? Determina la comparsa di alcune grinze in corrispondenza dei tiranti, appunto perché la pelle non è in tensione. Allora, si parte da un tirante qualsiasi. Si gira il tirante, quindi si avvita il tirante fino al punto in cui la grinza scompare in corrispondenza del tirante. Una volta che la grinza di questo tirante appunto è scomparsa, si passa agli altri senza bisogno del tipico sistema a croce. Anche qua, il punto in cui la grinza scompare, e si procede così per tutti i tiranti. Fino al punto in cui, premendo al centro della pelle, non vi sono più grinze. Questo modo avremo tutti i tiranti con la stessa tensione e ovviamente il tamburo sarà accordato. Andando a vedere per ogni tirante avremo la stessa tensione. Un altro sistema per rendere ancora più omogenea l'accordatura consiste nello svitare leggermente i tiranti fino al punto in cui compare la grinza e riavvitare fino al punto in cui riscompare. Molto lentamente.
questo sistema può essere utilizzato sia per la pelle battente che per la pelle risonante. A questo punto il nostro tamburo è accordato. Ovviamente avremo speso meno tempo per accordare i singoli tiranti. Ovviamente più precisa è l'utilizzazione di questo metodo, più precisa sarà l'accordatura. Ovviamente più armonici si avranno anche nei tamburi.